Ciao a tutti, io sono Elena. Mi chiamo Alessia Telari. Ciao, sono Francesca Cortiana. Sono Alessia Testa, anche detta Letti. Io sono Camilla. E mi chiamo Brizzi Giulia. Mi chiamo Jacopo. Mi chiamo Ludovica Bonsignore. Sono Mario, per gli amici Red. Sono Marika. Io sono Oman. Ciao a tutti, mi chiamo Sara e frequento il terzo anno del corso Scienze Tecniche Psicologiche. E sono iscritta al primo anno. Frequento il secondo anno della triennale in Scienze Tecniche Psicologiche in Bicocca. Ho scelto STP per comprendere l'essere umano nella sua dimensione individuale e sociale. Per un generico interesse nel capire come funziona l'uomo. Ho scelto STP perché è un corso che offre una visione a 360 gradi delle discipline psicologiche e che permette di acquisire un approccio scientifico da applicare in tutti i campi di interesse. E garantisce una preparazione ad ampio spettro che permette al termine del percorso triennale di intraprendere qualsiasi curriculum magistrale, grazie anche alla vasta offerta di esami a scelta e laboratori a scelta a partire già dal secondo anno. Ho scelto STP perché ero entusiasmata dall'aiutare le persone e dal provare a comprendere la mente umana, ma soprattutto per imparare a sfruttare le mie capacità empatiche in un futuro ambito lavorativo. Ho scelto STP in quanto sono sempre stata appassionata di neuroscienze e spero un domani di poter aiutare le persone in questo ambito. Ho scelto questo indirizzo perché grazie ai miei studi superiori mi sono appassionata allo sviluppo infantile dal punto di vista psicologico e alla psicologia in generale nel corso del ciclo di vita. E mi sento di consigliare questo corso di studi a tutti coloro che hanno una sana e positiva curiosità e motivazione riguardo alla psicologia, appunto. Scienze tecniche psicologiche, un po' come un primo step, il percorso continua con un percorso di laurea magistrale. La mia idea è quella, forse un po' ambiziosa, di diventare in futuro psicoterapeuta, quindi il viaggio è lungo, insomma. Ho scelto questo corso perché dà una panoramica molto ampia di tutti i possibili approcci della psicologia in ambito professionale. Ho scelto la Bicocca perché è un ateneo giovane, libero ed innovativo, nonché uno dei più preparati in ambito psicologico di tutta Italia. Ho scelto di iscrivermi in Bicocca in quanto è un polo universitario giovane, dinamico e eccellente dal punto di vista didattico e quindi formativo, ma anche per i servizi che vengono offerti, come ad esempio la biblioteca, l'orientamento oppure il counseling. Ho scelto la Bicocca perché è un ateneo moderno e dinamico. Ho scelto la Bicocca perché permette di avere una visione ampia e concreta di quelle che sono le applicazioni che si studiano a livello teorico anche nella vita quotidiana e soprattutto nella vita lavorativa. Questo grazie anche ai laboratori e alle esperienze di stage che possono essere fatte. Io per esempio ho svolto uno stage interno in uno dei laboratori della Bicocca, nel laboratorio prima infanzia, ed è un'esperienza di cui vado molto fiera. Bicocca offre la possibilità, già a partire dal secondo anno, di entrare in contatto con il mondo del lavoro attraverso opportunità di stage curriculari sia interni che esterni all'ateneo. Ho scelto la Bicocca perché è un ateneo giovane, dinamico e fortemente orientato alla ricerca scientifica. Siamo immersi in un ambiente di ricerca estremamente stimolante. Ho scelto la Bicocca per via della sua vastissima offerta formativa e perché fornisce tutti gli strumenti necessari per entrare preparati e competenti in un mondo del lavoro che spesso ai giovani sembra ostile. Ho scelto questa università perché è attenta alla sostenibilità e soprattutto alla ricerca. È un ambiente in cui noi studenti possiamo sentirci davvero ascoltati e integrati. Essendo sempre stata più orientata ad un approccio scientifico, in Bicocca ho trovato proprio ciò che cercavo. Io ho scelto Milano Bicocca perché mi è stata descritta come dinamica, moderna e pratica. Ad oggi, dopo 3 anni di studi, posso confermarvi che si tratta di un'università che concilia un approccio più tradizionale, attento alla qualità della preparazione dei ragazzi, caratteristiche più sperimentali e innovative. La Bicocca è innovativa e rimanere all'avanguardia. È futuro. È confronto e scoperta continua. È sempre stata la mia prima scelta. È una seconda casa. Allora, mi hanno detto di descrivere la Bicocca con un aggettivo. Se dovessi descriverla io da pendolare vi direi che è lontana. Ci metto 2 ore ad arrivarci. E è completa perché di fatto c'è tutto quello che vi può servire. Un punto di riferimento sia nel mondo accademico sia per tutti gli studenti che quando camminano per il campus si sentono come se fossero a casa loro, e io sono una di quelli. Mi sento inoltre di aggiungere che durante questa emergenza sanitaria l'università si è attivata sin da subito per garantire a noi studenti la frequenza regolare dei corsi e la possibilità di svolgere gli esami a distanza. STP è un corso davvero unico. È appassionante. È un corso completo e che apre la mente. È un corso estremamente valorizzante. È un corso sorprendente. È il percorso che mi porta verso chi vorrei essere. È un corso variegato.
è quanto di più lontano ci possa essere dall'idea che la psicologia non è una vera scienza e ti permetterà di rispondere in maniera efficace a tutti coloro che ti diranno: «Ah, fai lo psicologo! Ma quindi curi i matti!» Guardando indietro alla studentessa liceale che ero, posso affermare con assoluta sincerità che chi sono oggi, sia come persona che come studentessa universitaria, lo devo anche al percorso di studi che ho scelto. Se tornassi indietro 3 anni fa, sceglierei ancora 1000 volte psicologia e ancora 1000 volte psicologia in bicocca. Vorrei aggiungere che il nostro Ateneo ha molto a cuore i suoi studenti e sicuramente anche di voi future matricole. Buona fortuna per la vostra scelta. Vi auguro di trovare la vostra strada, ma soprattutto di avere il coraggio di scegliere ciò che davvero vi appassiona. E nel caso, ci vediamo in bicocca. Mando un grosso in bocca al lupo a tutti voi. In bocca al lupo. In bocca al lupo. In bocca al lupo. E spero di incontrarvi gli anni prossimi nei corridoi di 6 o 7. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ricordate sempre, audentes fortuna iuvat.